lasciati, infatti qui a Novello il sindaco di Tricarico che è il sindaco comune capofila della rete dei carnevali, storici ed antropologici della rete istituzionale, è arrivata anche a Novello la dottoressa Patrizia Minati che è dirigente del sistema uffici culturali della regione Basilicata che appunto insomma le cui presenze sono fondamentali. Io però direi di iniziare, anche se appunto può apparire scortese, intanto con alcuni ringraziamenti di rito, non prima di aver salutato tutti quanti voi che avete accolto questo nostro invito e consentitemi di essere orgoglioso, fiero di ospitare tanti amici da tante comunità della nostra regione, il mondo dell'associazionismo, il mondo dell'ecologo, i sindaci presenti che ringrazio, in rappresentanza dell'Unione delle Prologo Italiane, di tutta diciamo della sede regionale di Basilicata, il presidente Franciosa si scusa per aver assunto un impegno precedentemente a questa nostra iniziativa, ma è degnamente rappresentata. Saluto tutti i rappresentanti delle prologhe, consentitemi diciamo da padrone di casa di salutare e di ringraziare per il lavoro di tante associazioni, di tante volontarie di Novello che in concomitanza con questa giornata che per noi è la chiusura del nostro carnevale hanno trovato anche il tempo per allestire, organizzare e compiere diciamo le attività di benvenuto ai nostri ospiti anche questa mattina. Consentitemi dunque di ringraziare la presidente Ricciuti, i suoi collaboratori, di ringraziare Iridia, di ringraziare i miei collaboratori che vedete seduti attorno, a partire dall'assessore alla cultura Vanna De Luca, il vice sindaco Scatamacchia, l'assessore Annalisa Di Giacomo, il presidente del consiglio comunale di Novello Raffaele Vigliano e il consigliere provinciale che rappresenta questa comunità e anche il consigliere comunale Giovanni D'Agostino. Insomma, dimenticherò sicuramente qualcuno, consentitemi infine di ringraziare per la presenza il direttore generale della PT, Mariano Schiavone, vecchio grande amico che mi trovo con grande piacere e lo ringrazio per essere stato qui questa mattina in una riunione, io vorrei dirlo subito, che non ha molto di celebrativo e non avrà molto di, come dire, forse anche di sogni e di suggestioni, ma sarà molto molto operativo, perché abbiamo voluto chiudere il nostro carnevale qui a Novello provando a rilanciare questa idea di rete che abbiamo potuto realizzare sulla base anche di una bellissima intuizione che è stata promossa qualche anno fa dalle prologo dei carnevali storici e antropologici. Le prologo in Basilicata hanno in qualche modo intuito di come fosse importante e necessario provare a realizzare una rete, appunto, una sorta di collaborazione, di cooperazione, di integrazione di esperienze associative e sulla scia, è arrivato il sindaco di Tricarico che invito a prendere posto qui al mio fianco perché poi si dovrà intervenire e quindi stavo dicendo questa bellissima intuizione che è stata realizzata da tutto. Dicevo che vorremmo proprio dare un taglio completamente operativo e molto diciamo concreto a questo nostro incontro, perché diciamo è l'obiettivo che vogliamo fare. Quindi insomma io proverò a svolgere qualche considerazione e poi appunto con il programma che ci siamo dati proveremo insomma a fare qualche piccolo passo in avanti. Allora, intanto
Noi pensiamo che la rete possa essere una grandissima opportunità per la nostra regione. E la rete non deve essere vissuta, questa almeno la valutazione anche dell'elaborazione che i sindaci insieme, e a questi primi 7 sindaci, lo ringrazio, segnalo, si è aggiunto anche la città di Montescaglioso che con le Proluche è già associata nella rete, ma di qui a poco anche Montescaglioso aderirà alla rete istituzionale. Quindi non solo uno scambio di visite, uno scambio di esperienze tra carnevali, tra tradizioni. È arrivato a Piccolo Seminario, è arrivato anche il sindaco di Ariano, ma comandante, prego. Io penso anche che un po' di ospiti possiamo pure accogliere tra di noi come un applauso. Io ho superato già tutta la fase dei ringraziamenti e siamo alla parte operativa. Quindi dicevo, non notare che si vada subito al Zoom. E cioè, quindi stavo dicendo che la rete non deve essere, questa è un po' anche la funzione che abbiamo voluto assumere noi con i sindaci, non solo scambio di esperienze, non solo scambi di visite, non solo scambi di fattori che riguardano appunto le tradizioni, ma un qualche cosa di appena più ambizioso, e cioè che cosa? Noi vogliamo innanzitutto allenarci e vorrei dire quasi costringerci a lavorare insieme per tenere in piedi una struttura stabile e permanente, perché sappiamo una cosa, e lo dice il sindaco della città che ha le dimensioni demografiche anche più grandi, noi siamo quasi 14.000 abitanti come città di Ravenna, noi da soli non andiamo da nessuna parte, da soli riusciremo a realizzare delle belle esperienze, ma che rimarranno confinate dentro un perimetro molto ristretto, che in alcuni casi non è soltanto il perimetro urbano, ma non va oltre una certa dimensione. E noi invece, che siamo ambiziosi e siamo anche fieri ed orgogliosi di aver dato vita a questa tradizione, a questi carnevali, che rappresentano una unicità nel panorama italiano, forse anche oltre i confini nazionali, dobbiamo sapere che da soli non riusciremo a realizzare condizioni di attrattività e di curiosità nei confronti di questo tema. Questa è la prima questione, quindi abbiamo bisogno di una struttura stabile, che l'abbiamo fatta e realizzata qualche mese fa, individuando come comune capofila il comune di Tricastri. Seconda questione, noi perché stiamo insieme? Non possiamo stare insieme soltanto per ripetere le cose che facciamo bene da tempo. Quelle le facciamo già, le facciamo anche bene. Sono anche suggestive, intriganti, affascinanti. E però, come dicevo, non basta. E allora significa stare insieme anche per coordinare le nostre, anche per evitare delle sovrapposizioni, anche per programmare degli eventi che combinati tra di loro finiscano col diventare un evento unico lungo, tutto un periodo che non può essere nemmeno circoscritto al periodo del carnevale, quindi lungo tutto l'anno, è capace appunto di intrigare il viaggiatore, di intrigare persone che dal web intercettano queste cose e di venire qui in Basilicata, poi potranno andare ad Ariano piuttosto che a Cirigliano, piuttosto che a Teano, piuttosto che a Satriano, a Montescaglioso o ad Averno, ma verranno qui e saranno curiosi di vedere anche tutti questi carnevali, quindi programmare insieme le nostre attività, in stretta collaborazione con coloro che danno vita al carnevale. Io lo dirò questa sera, il carnevale non è né dei comuni e dei sindaci e
non è nemmeno di qualcuno che pensa di averlo scoperto recentemente e di esserne diventato proprietario. Il carnevale sono queste esperienze secolari che appartengono alle persone in carne ed ossa che lo hanno, e quindi noi dobbiamo essere capaci di programmare e coordinare queste cose. Quarta questione, abbiamo un problema, e verrò alla fine. Quarta questione, abbiamo forse il problema e anche qui l'opportunità, dialogando con i poteri pubblici sovraordinati, quindi in questo caso l'APT, che è un ente strumentale diretto della regione, e la regione Basilicata, che è l'organo dei, diciamo, è l'autorità istituzionale legislativa e programmatoria, di provare a destagionalizzare gli arrivi in Basilicata, che sono concentrati in alcuni periodi dell'anno. E noi abbiamo la fortuna che questi eventi si realizzano in un periodo, come dire, non molto interessante per l'attrattività turistica. E però per fare questo abbiamo bisogno appunto di programmare insieme, di coordinare le nostre attività e anche qui di amplificare un'offerta che senza snaturare la tradizione la amplifichi, la tuteli, la valorizzi fino a realizzare degli eventi appunto attrattivi. Quindi l'ultima questione, la rete deve nascere, sia quella delle prologue, sia quella delle città, dei carnevali storici e antropologici di Basilicata, o è nata, per costruire un'offerta che sia integrativa e complementare ad altre offerte, perché noi non dobbiamo essere soddisfatti che facciamo sta cosa e ci disinteressiamo di una cosa appena vicina a noi che forse c'entra poco con il carnevale. No, noi dobbiamo essere un'offerta che si aggancia e completa altre offerte, perché in alcuni casi, e questo è uno dei limiti, diciamo, del nostro territorio, anche le dimensioni dei nostri territori, pensiamo che la nostra autosufficienza possa bastare a realizzare una proposta attraente ed intrigante tra gli altri. Invece noi possiamo essere, e gli altri possono essere, integrativi e complementari. E questo vuol dire, vado rapidamente a chiudere queste mie riflessioni, questo vuol dire, lo dico ai colleghi sindaci, che d'ora in avanti dobbiamo avere una serie di interlocutori stabili con cui confrontarci, provando a mettere in piedi appunto proposte solide, interessanti, credibili, realizzabili. E per fare questo dobbiamo iniziare, lo dico subito, non è che i carnevali esistono soltanto sugli assi o le misure che riguardano i sistemi culturali, ma i carnevali e le offerte, diciamo, che hanno a che vedere con la tradizione, la storia, l'enogastronomia, hanno a che vedere con tante altre cose che stanno partendo in questi giorni, tipo ad esempio i leader, tipo ad esempio l'organizzazione di una serie di partenariati locali. Allora noi dobbiamo iniziare in queste situazioni, in questi contesti, a mettere avanti questa nostra idea, a dire che non è estranea al GAI o ai leader o ad altre misure che sembrano apparentemente distanti. E l'ultima cosa, noi vogliamo mantenere, e io sono, penso di interpretare il pensiero di tutti i colleghi, sono molto felice che questa mattina siano con noi, diciamo, gli interlocutori principali della regione Basilicata che si occupano di questa materia. Noi vogliamo confrontarci con la regione, sapendo che non vogliamo essere considerati come dei sindaci o delle comunità che vengono a chiedere una elargizione per fare qualcosa. No, noi vogliamo concorrere insieme a voi a mettere in piedi una esperienza adeguata di attrattività nella nostra regione. Noi vogliamo fare la nostra parte, sapendo che non siamo tutto, ma siamo un pezzo di un'esperienza che, se organizzata bene, se appunto adeguatamente sostenuta, potrà diventare una delle cose più
interessanti dal punto di vista anche dell'attività destagionalizzata nella nostra regione. In questo senso io ringrazio la dottoressa Minardi e il dottor Schiavone per l'attenzione che hanno voluto riservare oggi. Io mi fermo qui, cedo subito la parola al sindaco di Tricarico, che è il sindaco della rete capofila, e poi subito dopo alla rappresentante dell'Unione delle Prolocco, che rappresenta la rete delle Prolocco. E poi diciamo, proveremo a tirare le somme di questa nostra giornata, sapendo che probabilmente il 5 marzo 2017 potrà essere ricordato come una data importante, e consentire anche con un po' di orgoglio l'averlo, quale sede che ha ospitato questa giornata, possa essere l'inizio di una nuova avventura nel segno dell'amicizia tra tanti comuni, tra tante Prolocco, tra tanti catalani. Vi ringrazio. Buongiorno a tutti, grazie al sindaco di Lavello per questa giornata. Presentando per il ritardo, sono il sindaco di Tricarico. Saluto naturalmente il direttore dell'APT e la dottoressa Minardi. Un saluto particolare alle Prolocco, alle altre associazioni presenti qui in questo momento, che sicuramente sono quella parte quella componente della società civile che ha consentito nel tempo di conservare la tradizione che ha più nel nostro comune. Io credo che il sindaco di Lavello abbia praticamente detto tutto, ha sintetizzato qual è stato il movens che ha spinto i sindaci a mettersi insieme e a costruire questa rete. E devo una cosa sicuramente la voglio sottolineare, ed è il fatto che, nata la proposta, c'è stata questa apertura culturale e io dico anche intellettuale da parte dei sindaci. Noi sappiamo che i sindaci di loro non fanno altro che tutelare il loro territorio, tra virgolette anche proteggerlo. Però abbiamo anche intuito come in realtà una proposta di rete va oltre i comuni, senza svilire naturalmente i comuni e le tradizioni di ogni comune, ma in questo caso mettere insieme delle ricchezze che è questo patrimonio culturale che la tradizione ci ha conservato, io dico anche ci ha restituito, per diventare nello stesso tempo tutti ricchi. Come abbiamo costruito questa cosa? Intanto con un protocollo d'intesa, e nel protocollo d'intesa andiamo a dire le cose che vogliamo fare. Ma nel protocollo d'intesa abbiamo comunque coinvolto anche l'ANCI, ma nel protocollo d'intesa facciamo grossi riferimenti a quello che deve essere la funzione della Regione Basilicata, e per questo mi complimento anche per l'attività che svolge la dottoressa Minardi, perché riconosco la Regione Basilicata, riconosce questo elemento della tradizione come un bene intangibile. Naturalmente per fare questo io dico che ci vuole una sensibilità particolare, da cui certamente non può rimanere fuori neanche l'APT, proprio perché poi c'è chi deve, anche in termini diciamo economici, sviluppare tutta una serie di attività di promozione dell'evento stesso. Quindi che cosa è successo? Noi abbiamo costruito diciamo questa piattaforma, siamo 7 comuni, penso che il sindaco di Lavello li abbia già citati, abbiamo costruito questa piattaforma che è una piattaforma culturale, è una piattaforma che ha l'obiettivo di utilizzare appunto la rete come uno strumento per promuovere, per collaborare, per proporre agli enti proposti dove ci sono i finanziamenti, che devono andare sicuramente anche oltre la regione e anche oltre i leader, perché dobbiamo pensare a un'internazionalizzazione. Perché questo? Perché noi abbiamo un grosso evento che è quello di Matera 2019, abbiamo tutti la necessità di intercettare quelli che loro chiamano, o che tutti quanti ormai in Basilicata chiamiamo come abitatori temporanei, e quindi sarebbero i viaggiatori, i turisti, in maniera tale da avere una ricaduta in un momento particolare che è quello della destagionalizzazione, perché è un momento particolare in cui se non si costruisce, se non si hanno delle offerte formative, probabilmente non arriva nessuno. Ed è importante, come diceva il sindaco di Lavello, il fatto che comunque c'è la necessità di organizzare insieme per evitare di andare in contrapposizione l'uno con l'altro e costruire proprio un percorso, costruire degli
poi ad innescarsi, vanno ad immergersi in quello che poi è il resto delle nostre bellezze archeologiche, delle nostre bellezze paesaggistiche. Quindi fare un marketing forte del territorio che ci vede tutti partecipi e convinti del fatto che mettersi insieme in questo momento significa produrre delle ricchezze. Ha fatto bene anche il sindaco a dire: io sono un comune con 14.000 abitanti, però mi rendo conto che forse da solo non ce la posso fare. A maggior ragione un comune più piccolo come il mio o un comune più piccolo come Sergio e Cirigliano, probabilmente, però non abbiamo timore di condividere senza snaturare la funzione di lui per creare, ripeto, quell'unicum di offerta culturale, turistica e quant'altro che possa avere delle ricadute anche sul resto, possa avere ricadute sulle attività di vegetazione, possa avere ricadute sull'attività come si dice, sull'attività economica dei paesi, perché se c'è gente che arriva in maniera anche più stabile, allora significa che una serie di attività commerciali, ma anche, mi rivolgo al settore primario, può avere una sua funzione. A questo poi il sistema si allarga, perché ognuno dei paesi sicuramente ha delle ricchezze da mettere in movimento e questo sicuramente sarà un vantaggio per tutti. Per cui io veramente ringrazio tutti i sindaci che hanno avuto, diciamo, questa voglia di superare un pochino quelle che possono essere le limitazioni che ognuno di noi come sindaco può avere, e credo che adesso, avendo uno strumento fisicamente possibile da poter utilizzare, possiamo per il prossimo futuro, significa per l'anno prossimo, produrre già degli elementi che possono avere una ricaduta per tutti. Per cui grazie veramente, auguri a tutti e un auguri alle associazioni, e mi auguro anche che abbiamo superato, diciamo, quelle incomprensioni iniziali che ci hanno visto forse su due postazioni diverse, ma in realtà forse, mettendo, come si dice, depositando un po' le tensioni, ci siamo resi conto che probabilmente tirando tutti in una stessa direzione ognuno è di ricchezza per l'altro. Grazie. Delle prodotto proprio in segno al punto di collaborazione profonda. Certo, buongiorno a tutti, anch'io ringrazio per l'invito e sono qui a parlare in una duplice veste, in verità, sia come rappresentante dell'Umbria in nome del nostro presidente, perché è impegnato nella giunta a livello nazionale dell'Unione delle Proloco, e sia come responsabile della rete dei carnevali costituita qualche anno fa dalle Proloco e dall'associazione, quella l'unica che non è Proloco, è quella di Satriano. Io non posso che plaudire all'iniziativa dei comuni, perché sinceramente mi fa piacere che a distanza di anni da quel percorso da noi intrapreso, principalmente la Proloco di Tricarico maturò un'esperienza all'interno del progetto Cantieri Creativi con capofila Putignano, quindi fuori regione, e lì costituimmo quella che si chiamava la rete dei carnevali del Sud Italia, che scendeva dall'Adriatica, arrivava in Sicilia, compresi i carnevali di Mister Bianco ed altri che fanno tutti parte di quell'elenco dei carnevali ritenuti storici dal MIMACT ultimamente. Non posso che ringraziare per l'appunto le amministrazioni che hanno seguito questa strada tracciata già nel 2009, nasce l'idea, ma poi successivamente viene concretizzata nel 2014. E per quanto riguarda poi, diciamo così, quello che poi è avvenuto, le Proloco hanno dato sinceramente atto di un fatto essenziale: non esistono più nella nostra regione da tempo, e grazie anche al lavoro delle Proloco, non esistono quei particolarismi che una volta dividevano le nostre comunità: io sono più bello di te, io sono più importante di te. Noi abbiamo messo da parte questo e abbiamo lavorato tutti quanti insieme per crescere insieme, perché eravamo e siamo convinti che questo sia il percorso.
Noi siamo convinti che l'Unione dei Comuni a livello istituzionale dia una spinta ulteriore, perché siamo consci del fatto che le iniziative, l'ordinamento attuale impone il passaggio dei progetti attraverso i comuni, che sono gli enti preposti a presentarli. Però c'è da dire una cosa, se mi è consentito, in modo tale che si possa prendere atto di questo. Io, come rappresentante del gruppo e a nome dell'UMPLI, suggerisco che è da auspicare che l'Unione dei Comuni preveda un rapporto privilegiato, se non esclusivo, con le Proloco, che sono comunque hanno una funzione istituzionale già con la legge 2006 regionale, ma poi con quello che è di fatto la funzione delle Proloco sul territorio, perché vi sono certo le iniziative, certo, come dice il sindaco, le tradizioni appartengono non alla comunicazione, non all'amministrazione comunale, non appartengono all'associazione di riferimento, ma alle popolazioni che le coltivano, le sentono proprie. Però obiettivamente, senza l'organizzazione, senza il coordinamento delle Proloco, avrebbero queste iniziative molte difficoltà, e tante si sarebbero perse. Per cui questo è il nostro auspicio, che all'interno del documento venga contemplata una collaborazione sancita in maniera privilegiata con le Proloco, che sono quelle che poi si trovano a lottare tutti i giorni con le problematiche e che poi portano avanti queste iniziative. Noi abbiamo visto, noi abbiamo partecipato ieri sera, siamo stati con gli amici di Lavello a partecipare, abbiamo fatto il giro dei festini. È stata un'esperienza straordinaria che io non conoscevo, e si vede come è sentita dalla popolazione, ma ovviamente il coordinamento della Proloco è determinante, perché altrimenti le difficoltà sarebbero notevoli, anche perché insomma noi in Proloco abbiamo delle agevolazioni sotto diversi punti di vista. Sicché questo credo che sia un fatto importante, così come è importante in realtà anche la linea che ci ha indicato il dottor Schiavone. Abbiamo fatto un incontro tempo fa e noi in quella sede già prendemmo atto dei suggerimenti che sono stati interamente accolti per quanto ci riguarda, con la realizzazione, come dire, con il passo successivo rispetto a quell'accordo del 2014, che si concretizzerà a brevissimo. Mi preme semplicemente dire una cosa: è vero che noi avevamo strutturato la rete in modo tale che non fosse una rete chiusa, perché consentisse ad altri di eventualmente riscoprire e di valorizzare, quindi, che le loro tradizioni magari perse. Per cui abbiamo lasciato aperta la porta, consentendo alle associazioni, consentendo ai territori, ai comuni di chiedere l'ingresso nella nostra rete, ma solo a seguito di un'osservazione, perché accade questo, è accaduto questo, noi abbiamo osservato questo ultimamente: un fiorire di troppe iniziative, anche con invenzioni di sana pianta e giustapposizioni di maschere che di storico e di antropologico non hanno praticamente niente. Allora si può applaudire da un punto di vista, ecco, diciamo così, come rappresentante delle Proloco, che ben venga, perché vitalizzano un po' i nostri centri, ma nel momento in cui si parla di rete, allora in quel momento è essenziale, è necessario, è doveroso che si faccia un distinguo, onde evitare che poi eccessiva presenza sul territorio di cose che vanno poi a banalizzare il tutto rendano inutile il lavoro portato avanti negli anni dalle Proloco e quello che intenderanno fare le amministrazioni, ripeto, con l'auspicio che le amministrazioni documentalmente all'interno dell'accordo stabiliscano un rapporto privilegiato con le Proloco, dal cui lavoro assolutamente ritengo, e lo dico a nome anche di tutti quanti gli altri rappresentanti delle Proloco qui presenti, non si possa prescindere. Grazie. Allora, intanto per informarvi che abbiamo, come ho detto, un taglio estremamente operativo, quindi vi tranquillizzo, alle massimo alle 13 andiamo tutti via, anche perché, come sapete, qui c'è prosegue, diciamo, tutta la storia, quindi alle 3 inizia la sfilata delle maschere, dei domini, dei carri, e poi ci sarà la festa finale, perché, lo dico soprattutto per gli ospiti, sappiate che siete nel paese che parla.
qui anche quelli che hanno 3-4 anni sanno ballare, e quindi dalle 3 in poi ci sarà gente. Allora io adesso darò la parola al dottor Schiavone, direttore generale dell'APT di Basilicata, poi sentiremo eventualmente il contributo e qualche considerazione di qualche sindaco, e chiuderà, diciamo, tirerà un po' le somme di questa nostra riflessione, ripeto, molto operativa, senza fronzoli, la dottoressa Minati. Quindi questo è l'ordine, diciamo, delle attività. Per le 13 finiremo tutto e andremo, diciamo, via, e i nostri ospiti naturalmente saranno nostri ospiti a pranzo, un pranzo, diciamo, essenziale, non buono, quindi voglio tranquillizzarvi. Do la parola al dottor Schiavone. No, ma non siamo venuti per prenderci applausi, e accogliendo appunto l'invito del sindaco molto bello, saremo veramente molto operativi. Non sto qui a raccontarvi la valenza in parole del carnevale, quanto è bello, che piace a tutti, quali sono le potenzialità e quanto altro. Diamo aspetto un pochino più appunto concreto ad alcune azioni. Io ho fatto un incontro con alcuni, con la rete dei carnevali, rete, metto tra parentesi, poi vi spiego perché per me non esiste la rete, ma appunto, in cui mi hanno rappresentato una serie di esigenze, di cose da fare, e che con uno sforzo non da poco, insomma, di carattere economico, io ho sostenuto quest'anno un'azione di promozione e pubblicità. Qui c'è l'elenco, chi lo vuole lo può anche consultare su tutte le azioni che noi abbiamo fatto, dai giornali, alle TV, alle radio, quanto altro. Però ho anche detto una cosa, signori, questo è l'ultimo anno che voi venite da me in ordine sparso, perché non è più possibile attivare azioni di questo tipo se non si sta insieme, se non si crea un soggetto che in qualche modo rappresenti tutti quanti voi e che interloquisce con APT e con la regione. Diversamente non è possibile. Quindi qual è stato il mio suggerimento? Ecco perché appunto siamo operativi nelle questioni. Ho detto, c'è l'esigenza, occorre che la rete dei carnevali, così come detta, che è un'azione abbastanza evanescente in questo momento, si costituisca con un atto notarile in cui i soggetti insieme hanno responsabilità ed è uno solo, un unico soggetto che interloquisce con le istituzioni. Interloquisce con le istituzioni a livello comunale, e il comune o i comuni interloquiscono con APT e con regione, perché chi si illude che APT è regione, e io in pratica fisicamente Mariano Schiavone e l'agenzia di non dialogo tra di loro, questo è un po' difficile, perché se venite da me a chiedermi delle cose non potete pensare che poi il giorno dopo, oppure uscite dal mio ufficio e andate nell'ufficio della dottoressa Minardi a chiedere nuovamente altre risorse. Perdonate per la durezza, ma cerchiamo di capirci subito su come, qual è la strada da intraprendere su questa cosa. Quindi occorre costituire un'associazione che abbia un comitato tecnico scientifico, se vogliamo alzare il livello qualitativo di questa operazione. Quindi un comitato tecnico scientifico che ne valuti puntualmente le azioni da mettere in campo, che ne va da fare, e insieme si fanno le cose. Non esistono punte avanzanti o protagonismo di uno o dell'altro. O è la rete, a questo punto, la rete dei carnevali, che agisce sul territorio regionale, quindi può fare un salto di qualità, quindi può mostrarsi a livello nazionale, addirittura anche sul circuito internazionale, perché ci sono le condizioni per mostrarsi a livello internazionale, quindi creare quella capacità attrattiva che poi riporti la gente sui nostri territori. Ma è questo il livello organizzativo che va fatto. I comuni, d'altro capo, i comuni che rappresentano le associazioni che insieme costruiscono la rete, devono fare non un protocollo di intesa, devono fare un accordo in cui eleggono un capofila, cioè chi è il comune capofila in questa operazione, chi è il comune che interloquisce con l'istituzione, che interloquisce con la regione, con la politica. Solo in questo modo forse riusciremo a fare delle cose concrete, delle cose che alzano il livello qualitativo. Diversamente, lodevole, apprezzabile l'iniziativa di ognuno di voi, perché stiamo parlando di volontariato, stiamo parlando di associazioni senza scopo di lucro, ma il livello resterà sempre lo stesso. Se vogliamo, ma a me pare che
desiderio e ambizione di tutti, quello di alzare un pochino il livello qualitativo, il livello attrattivo di queste manifestazioni. Per fare questo l'unica strada da percorrere non è altra che quella che io vi ho già tracciato, non ho altro da aggiungere, signori, io vi auguro buon lavoro, noi siamo piena disponibilità, massima collaborazione, ma vi dovete mettere in queste condizioni, diversamente lo annuncio, l'anno prossimo non venite per ordine sparso nel mio ufficio, perché non sarò più disposto a mettere delle risorse per finanziare il carnevale di o il carnevale dell'altro paese, perché siete tutti amici, io vi voglio tutti bene, cioè alcuni con voi di voi ho un rapporto anche di amicizia di lunga data, ma sarò costretto a dire di no, oppure o create un sistema vero concreto o diversamente non è possibile. Grazie. Sembri quasi un lavelletto essenziale, concreto, pratico, scusate di questo cedimento, diciamo, di orgoglio locale. Apprezziamo molto il tuo indirizzo e anche la tua, diciamo, concretezza, ma anche trasparente lealtà nei confronti delle istituzioni e del mondo dell'associazionismo. Io darei la parola a colleghi che vogliono eventualmente, vogliamo partire da Monte Scaglioso, mi pare diciamo. Grazie. Purtroppo vedi, non siamo un comune potentissimo con i mezzi. Grazie sindaco. Buongiorno a tutti. Consentitemi subito di ringraziare il vostro sindaco di Lavello, perché personalmente mi ha invitato a questo incontro. Come lui ha detto, Monte Scaglioso oggi non è ancora all'interno della rete dei carnevali, la rete appunto dei comuni. Già da quello che è stato detto precedentemente, sia dal sindaco, sia dal sindaco di Lavello, sia dal sindaco di Tricarico, ma anche dal rappresentante dell'Umpli, penso che sia chiaro il motivo per cui Monte Scaglioso ha posto, come dire, delle questioni, e queste questioni sono all'attenzione un po' di tutti, perché oggi prendo atto, insomma, che stiamo discutendo su questo per far sì che ci sia un progetto univoco, un progetto univoco che possa consentire, come ha detto anche il dottor Schiavone, che saluto e ringrazio anche della presenza della dottoressa Milaggi, come ha detto, un progetto univoco che possa dare dei risultati concreti appunto sul nostro territorio, attenzione, regionale. Quindi Monte Scaglioso ha una volontà, che è la volontà di mettere tutti insieme, di partecipare attivamente, perché anche noi abbiamo un carnevale demo-antropologico importante e, come si è detto, tutto ciò che proviene dalla tradizione delle nostre comunità appartiene alle comunità, non appartiene chiaramente né alle amministrazioni né alla Provoca, appartiene alle comunità. È chiaro che ci sono dei distinguo fra i soggetti istituzionali che ci sono appunto le amministrazioni e le Provoca, ma insieme bisogna percorrere questa strada per far sì, come dicevo prima, insomma, di raggiungere gli obiettivi che appunto sono stati illustrati prima. Il sindaco Altobello ha tracciato un percorso interessantissimo, un percorso che ha una visione importante, lunga nel tempo. Per portare avanti appunto questo percorso, per raggiungere questi obiettivi, però concretamente, come ha detto il dottor Schiavone, dobbiamo produrre degli atti che ci mettano appunto insieme, perché non è possibile pensare a delle sovrapposizioni che non fanno il bene né delle nostre comunità, il bene chiaramente di nessuno, né tantomeno delle iniziative appunto che vogliamo e stiamo mettendo in campo. Quindi da parte nostra ampia e totale disponibilità. Io direi che non ci sono state delle interpretazioni, ci sono state delle situazioni che andavano approfondite, come giustamente accade, per far sì che un progetto sia quanto più importante per i nostri territori. Quindi da parte nostra piena e totale disponibilità a seguire questo percorso insieme a tutti i soggetti. Soggetti istituzionali e soggetti che operano, in questo caso le Provoca, sui nostri territori come soggetti appunto gestori. Quindi penso che questo incontro sia un incontro, come si diceva appunto prima, un incontro propositivo e concreto, e credo che da questo incontro uscirà fuori quel tavolo che servirà alla fine per definire tutte le ultime questioni e quindi iniziare veramente un percorso che non sia una rete di una parte, ma una rete di tutto il nostro territorio. Grazie a tutti.
Ti darei la parola prima delle conclusioni della mia. Voglio insomma, un saluto da parte dei sindaci che vengono, io vi perdono, insomma, non possiamo farci niente, la vedo è proprio periferico, quindi diciamo. E do la parola al sindaco di Civitella, che è il comune più piccolo, io gli farei un applauso. Grazie e buongiorno. Allora, due piccole considerazioni. Uno, ringrazio non soltanto il sindaco Altobello, l'amministrazione, ma devo ringraziare personalmente due ragazzi che dall'ingresso di Lavello ci hanno condotto qui sotto la sede municipale. Questa è la prima volta che noi veniamo in quest'area, non conoscevamo né la strada né tantomeno il territorio. In effetti ci abbiamo messo due ore per raggiungere Lavello, sindaco, ma questo insomma è una problematica regionale. Allora, due piccole considerazioni. In questo momento colgo favorevolmente anche l'ingresso della rete del comune di Montescaglioso. Questo vuol dire che il territorio si sta allargando, si sta ampliando. In effetti oggi qua abbiamo, tra virgolette, forse l'intera regione. Parte dall'area interna, arriva qui alla periferia Puglia, all'ingresso quasi della Puglia, c'è l'area di Satriano. Quindi in questo momento noi rappresentiamo rappresentiamo l'intera regione in questo momento, perché è un territorio vastissimo. L'altra considerazione che volevo fare è che in uno degli incontri che abbiamo tenuto a Tricarico, proprio forse nell'ultimo incontro, abbiamo iniziato a parlare di un comitato tecnico-scientifico, perché sappiamo benissimo, oltre all'impegno delle amministrazioni, dei volontariati, ma abbiamo anche bisogno di un supporto tecnico che è fondamentale per far sì che il nostro percorso possa avere degli sbocchi di una certa valenza. Grazie, buongiorno. Diamo la parola al sindaco di Ariano, che è un comune piccolissimo, naturalmente insomma, è un comune il cui sindaco è vulcanico, ormai ha un panorama diciamo nazionale, per cui vederlo qui a Lavello oggi è per noi un grande onore. Buongiorno a tutti, porto il saluto dell'amministrazione comunale di Ariano per la Prologo. Ringrazio il sindaco della città di Lavello per aver voluto questo momento di sintesi di questa rete importante che ormai è nata. Saluto i colleghi sindaci, in particolare il sindaco di Montescaglioso, che ci siamo incontrati più di qualche occasione, in qualche occasione, soprattutto nell'ultimo incontro dell'APT. Saluto e ringrazio la nostra banca, Schiavone Mirardi, che sicuramente ci daranno e ci hanno dato già una grande opportunità, primo l'APT per aver messo in campo una serie di azioni promozionali non solo sul territorio regionale ma anche nelle regioni limitrofe, e la dottoressa Minardi che ha riaperto la piattaforma per il censimento dei beni immateriali, dove ha inserito all'interno della piattaforma, volevo un attimino dire alle Prologo che ha inserito già all'interno della determina di che lei come ufficio cultura e internazionalizzazione ha fatto, anche la copartecipazione di presentare delle schede militari tra le amministrazioni comunali e le Prologo o le associazioni che oggi purtroppo gestiscono il carnevale. Quindi il carnevale non viene gestito solo ed esclusivamente dalle Prologo, ma ci sono, per il caso di Sant'Anna di Lucania, anche delle associazioni culturali, e quindi è giusto che comunque si vada avanti verso questa direzione senza tralasciare il ruolo storico che le Prologo hanno avuto nei carnevali lucani. Saluto e ringrazio Lina, che è sempre disponibile, presidente della rete, e in questa occasione vorrei fargli gli auguri da parte del comune e degli altri comuni per questo importante riconoscimento che il comune di Tricarico ha avuto dal MIBACT, rientrando nella lista dei carnevali storici italiani che
sicuramente darà un apporto in più alla rete a cui tutte le amministrazioni crediamo, insieme alle Pro Loco e alle associazioni culturali che fanno parte di questa grande famiglia, che darà sicuramente dei risultati importanti non solo alle nostre comunità, ma soprattutto alla nostra regione che si inserisce nel panorama italiano e soprattutto nel panorama internazionale. Oggi siamo qui in questa città e quindi io sono onorato di essere qui in mezzo a voi, perché se non riusciamo a fare un progetto di sintesi e di rete, così come diceva il dottor Schiavone e la dottoressa Minardi, che sicuramente lo dirà, quindi non andremo da nessuna parte. Essere in una rete rappresenta tantissime opportunità, bene l'associazionismo tra i comuni, bene il comitato tecnico scientifico che supporterà sicuramente questa rete, bene anche il discorso che non abbiamo affrontato di un direttore artistico che dovrà comunque alla fine fare un programma unitario, perché il carnevale non è soltanto dal 17 gennaio all'ultima domenica di Quaresima, almeno come è ad Ariano per tradizione con la festa del Petrosello, ma deve essere un discorso che deve partire dal 1 gennaio al 31 dicembre, perché il carnevale non è che si ferma, ci sono sempre i preparativi, ci sono delle mostre, ci sono dei convegni che si possono fare tranquillamente nella nostra regione, nei nostri comuni, in una logica d'insieme, in una logica di rispetto tra un comune e un altro, perché gli eventi si devono fare in tutti i comuni che aderiscono alla rete e sicuramente con delle punte e degli eventi a livello nazionale e a livello internazionale. Io vi ringrazio e vi chiedo scusa se sono stato un po' lungo. Grazie, prima di passare la parola alla dottoressa Minardi, il rappresentante, perché ci sono anche comuni che non hanno i sindaci perché c'è una gestione commissariale, c'è il commissario prefettizio a San Mauro Forte, e do la parola a sì. Andiamo, poi tocca a Satriano in ordine alfabetico. Infatti la vedo iniziare non perché la vedo, perché Alto Bello non è stato. Adesso do la parola a Deofè. Buongiorno a tutti, io porto il saluto del dottor Francesco D'Alessio, commissario straordinario del Comune di San Mauro. Io sono grato a Sabino Altobello per aver convocato questo incontro, un incontro importante che, come avete ben visto anche dagli interventi che mi hanno preceduto, ha l'obiettivo di recuperare, a mio avviso, un deficit di comunicazione che nei mesi passati si è registrato tra Pro Loco, tra volontariato e istituzioni locali. Il rischio reale di una divaricazione, di una diversità di vedute era veramente forte. Io l'ho colto, diciamo, con le mie mani nei mesi passati, e questo rischio, grazie al lavoro meticoloso che molti nostri amici, il dottor Schiavone e la dottoressa Minardi, hanno cercato di promuovere e di portare avanti in questi giorni, questo rischio lo stiamo cercando nettamente di superare. Ed è un rischio praticamente che nuocerebbe fortemente alla vita sociale delle nostre comunità, è un lusso che noi non ci possiamo assolutamente permettere. E il recupero, a mio avviso, può avvenire e sta avvenendo sulla base di alcune condizioni. Quali sono queste condizioni? Io penso che il rispetto dei ruoli sia un problema fondamentale. Le istituzioni hanno una loro sfera di interventi ben netta, le associazioni hanno anch'esse una sfera di intervento ben netta. Questi ruoli devono cercare di entrare in sintonia, ma non devono sovrapporsi, perché se avviene questo facciamo un danno alle nostre comunità. Un'ultima osservazione: in questi giorni, lo diceva Rocco Stanzi, stanno fiorendo, stanno nascendo maschere dappertutto. In molte realtà si è compreso che la valorizzazione dei riti e della tradizione può essere un momento di attrazione e anche di ritorno economico per le comunità, e si stanno inventando delle maschere in tutti i paesi della Basilicata. Ora, non bisogna cercare di arroccarsi, precludere ad altri di riscoprire le proprie origini, ma nello stesso tempo non possiamo farlo, scusate, una carnevalata su queste cose qua. Quindi ci vuole apertura, ma ci vuole anche rigore nell'esaminare le varie istanze. E bene abbiamo fatto noi nel protocollo, come rete delle associazioni, a
individuare un limite. Cioè una maschera può essere considerata tale se almeno per 5 anni, per 10 anni, ha svolto e nella realtà è stata riconosciuta da una sfera più ampia di soggetti. Quindi apertura e rigore. Il comune di Trigliano, gli amici di Trigliano hanno avuto questa intelligenza, hanno avuto la lungimiranza di comprendere che un raduno di portata internazionale potesse avere un ruolo e un peso fondamentale per le nostre comunità, quindi la paternità in merito a loro ormai è innegabile, ma allo stesso tempo io chiedo anche agli amici di Tricarico di aprirsi, di mantenere, diciamo, questo privilegio, questa paternità, ma capire praticamente che il raduno e tutte le altre iniziative connesse, diciamo, al carnevale sono un patrimonio di tutti e tutti dobbiamo lavorare per fare in modo che le nostre comunità, attraverso anche i riti e le tradizioni popolari, possano avere un momento di rilancio della loro immagine. Se vogliamo veramente bene i nostri comuni, lo dobbiamo fare e invito tutti a farlo. L'ultimo sindaco, che tra l'altro è stato il primo ad arrivare qui questa mattina, e quindi insomma lo ringraziamo anche per questa sua estrema puntualità. Sindaco di Satriano. Buongiorno a tutti, io mi unisco e mi associo chiaramente ai ringraziamenti di tutti, ringrazio anche il sindaco di Paverno per l'importante momento che ha messo in campo qui questa mattina. Parlare dell'ultimo dopo interventi così autorevoli e importanti non è assolutamente semplice, perché io ho colto un pochino nelle riflessioni di ognuno tante cose importanti, forse alcune volte sembrano anche un pochino distanti, ma sono veramente importanti. Ognuno insomma ha ragione e va tenuto in considerazione ogni riflessione che è stata fatta qui questa mattina. Consentitemi di ringraziare personalmente la mia delegazione di Satriano di Lucania, che è lì presente, da Massimo, Rocco, Vincenzo, Carmine ed altri, non li cito tutti perché sono tanti, perché sono sempre presenti in tutti i posti, non solo della Lucania, ma anche fuori dalle nostre mura. E quindi io voglio partire proprio da due considerazioni, dalla considerazione del sindaco di Laverno, che ci sta ospitando, importantissimo, quando vi dice: guardate, il carnevale non è dei sindaci, non è delle amministrazioni, non è delle associazioni, perché il carnevale è il carnevale del popolo, e Satriano di Lucania è una testimonianza pura, reale di questa, un volontariato costante che ha portato il nostro carnevale a questi livelli. E se questo è avvenuto semplicemente per dei ragazzi veramente meravigliosi, lo dico con il cuore, senza un centesimo di contributo pubblico, perché sono anni che noi non riceviamo un contributo da nessuno, qualche centesimo di lire, qualche 100 euro che ha potuto mettere il comune di Satriano, qualche cosina del Parco Appennino, perché Satriano rientra nel Parco Appennino, ma è solo e pur volontariato, è solo e puro amore per il proprio territorio e con la forza che loro mettono in campo per provare ad uscire dal campanilismo, tanto è vero che Satriano è uscito alla grande, e oggi siamo qui anche a ragionare con gli altri comuni. Pertanto io dico una cosa importante: va benissimo tutto, ma credo che bisogna sedersi tutti quanti insieme, coinvolgendo proloco, associazioni, per partire dal basso, per partire tutti insieme. Perché il carnevale è il carnevale del popolo, e Satriano sta dimostrando proprio questo, provando a mantenere in ogni comune quelle che sono le autonomie. Per esempio, noi abbiamo un protocollo d'intesa con l'associazione, nel nostro caso con Cerumica, non è proprio l'associazione che fa questo lavoro, l'associazione a fare. Quindi comunque provare a mantenere quell'autonomia, perché è importante, perché è il popolo che fa la differenza, fermo restando poi quel livello istituzionale che deve accettare un pochino tutti per aumentare il livello di qualità. Quindi questa è la prima considerazione che volevo fare, volevo sottolineare. L'altra, mi unisco al direttore Schiavone, credo che sia opportuno arrivare a dividere un documento di quella natura, di quel tipo, ma partendo dai comuni, condividendo con le associazioni laddove, come Satriano, sono associazioni, e dalle prove. Ultima cosa, la dottoressa, speriamo che quest'anno Satriano possa, perché è l'unico comune che non rientra nemmeno in Dancini, ma non perché lo voglio dire qui pubblicamente, perché diventa veramente duro. Noi vogliamo che Satriano, insieme agli altri comuni, facciano diventare il carnevale un grande attrattore, e per poter far sì, purtroppo, servono anche un pochino di risorse. Grazie. Una semplicissima precisazione dal sindaco di Trigliano.
veramente giusto, brevissimo. Allora, intanto parto proprio dall'ultima considerazione che ha fatto il sindaco di Satriano. Quando abbiamo costituito la rete, proprio nella logica di un recupero, di un recupero e di un ampliamento e una fruizione delle tradizioni agropastorali e contadine, noi abbiamo ritenuto che Satriano dovesse partecipare alla rete, fu invitato come comune a partecipare alla rete, anche se non aveva avuto nessun riconoscimento anche in termini finanziari da parte della regione. Questa dimostrazione del fatto che comunque l'obiettivo è mettere insieme, sostanziare, determinate tradizioni, e per fare questo nessuno si arroga il diritto o la capacità di, ma all'interno del protocollo d'intesa, quello che accadrà nei prossimi giorni, è praticamente un'associazione, consentitemi il termine, di scopo dei comuni, che si danno anche si attestano una figura giuridica attraverso cui poi candidarsi a quant'altro. Ma questa associazione di scopo ha come corpo principale un comitato tecnico-scientifico, in maniera tale che si dia una forma reale a quello che noi vogliamo, ed evitare che ci possano essere delle storture. Questo lo facciamo con estrema convinzione. E poi l'ultimo passaggio, ma veramente l'ultimo passaggio: non ci dobbiamo privare di ruoli e di funzioni. Quando dico questo è che abbiamo sottolineato più volte stamattina, e la comunità è la comunità, ma la comunità è fatta di uomini e di donne, ed è fatto anche di associazionismo, ed è fatto anche di istituzioni. Per cui quando parliamo di una comunità, mi piace questo fatto, la comunità che parla, io lo uso in genere nel mio paese, quando dico che quando facciamo delle cose, importante è la partecipazione, se c'è la comunità che balla, sicuramente arriviamo oltre. Allora, ognuno con ruolo e funzione, ma facciamo tutti parte alla fine della società civile, non è una società militare, è una società civile, per cui ognuno con le sue funzioni, ognuno con le sue competenze, l'essenziale è che si lavori tutti nella stessa direzione. Allora, la parola a Patrizia Minari, al dottoressa Minari, consentitemi però prima di fare un ultimo saluto e ringraziamento. Davvero voglio ringraziare tutti i ragazzi, la Provoco di Lavello, tutti i soggetti che hanno fatto accoglienza, che hanno accompagnato e che oggi ospiteranno a partire dall'ospitalità per il pranzo, poi anche per la manifestazione che continuerà a partire dal primo pomeriggio. Quindi voglio ringraziarli per il lavoro svolto. Sono davvero orgoglioso di rappresentare una comunità come questa, che ha anche risorse preziose come appunto i ragazzi che hanno fatto accoglienza. Così come desidero ringraziare anche coloro, e ne vedo alcuni, ne vedo tanti, che questa notte alle 4 e 5 hanno finito di ballare e stamattina sono qui, e quindi diciamo, immaginate, hanno veramente tantissime ore di sonno, e quindi poi ci aspetta anche la sfidata. Quindi voglio ringraziare le associazioni presenti, voglio ringraziare anche la FIDAPA presente, voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, i sosteniti che sono qui con il proprio presidente, quindi ringraziare tutti coloro che oggi contribuiscono a fare di Lavello per una giornata, insomma non abbiamo maniera di grandezza, per questa giornata un po' il riferimento della Basilicata sul Carnevale, naturalmente insieme a tutti quanti voi. Do la parola a Patrizia Minardi, che anche qui insomma una cara amica che incontro con tanto piacere anche a distanza di tempo, che naturalmente ci farà sognare. Concordato e condiviso da parte di tutti.
processi amministrativi e anche soprattutto i processi di cambiamento culturali hanno i loro tempi, quindi è necessario aspettare che maturino, è necessario che ci convinciamo dell'esattezza di questo percorso e quindi anche della convinzione di andare su questa strada. Poi dal livello personale dico che oggi sono felicissima perché in questa aula solenne saluto la giunta di Lavello, ovviamente il sindaco di Lavello, sempre molto disponibile anche a ricucire alcune tensioni istituzionali e tutti i consiglieri presenti, oltre che i cittadini e coloro che fanno parte appunto di questa manifestazione del carnevale. Sono molto felice perché è necessario che quando si lavora giorno per giorno a far sì che si superino ovviamente spesso dei protagonismi territoriali che entrano nella natura umana, poi si arriva ad essere convinti di stare insieme. Quindi questa è la dimostrazione anche fisica che siamo tutti convinti di questa strada. Io vorrei sottolineare un aspetto che è stato posto all'attenzione, cioè il riconoscimento del patrimonio immateriale della Regione Basilicata. Noi stiamo toccando con mano veramente qualcosa di delicato, di importantissimo, ovvero la nostra identità. E quindi l'identità è qualcosa che deve essere assolutamente trattata in maniera delicata, approfondita, perché noi l'identità la dobbiamo consegnare, tramandare nella maniera più autentica possibile. Qualsiasi territorio che riesce a portare avanti l'identità della propria gente, delle proprie comunità, del proprio modo di essere, delle proprie tradizioni, eccetera, è vincente oggi, soprattutto in Italia e nell'Italia meridionale e soprattutto in occasione di Matera Basilicata 2019. Noi abbiamo a che fare proprio con queste iniziative, con la cosa più delicata possibile, ne discutiamo spesso con tutti i sindaci in altre occasioni, ne discutiamo con Mariano, ne discutiamo in tutte le sedi, perché abbiamo in mano la materia più delicata, come valorizzare e poi far fruire la nostra identità nella maniera più autentica. Il nostro territorio è sicuramente costellato di diverse identità che sono diverse l'una dall'altra, anche per questa distanza tra paesi, spesso c'è un'identità assolutamente diversa da 100 km a 100 km, per cui spesso ecco, la presenza dei sindaci da Montescaglioso fino ad Agliano, a Civigliano, a San Mauro ci dimostra come se noi girassimo di più questi centri ci renderemmo conto che tipo di identità si esprime. Un'identità che è il frutto di diversi incroci tra culture, tra territori, tra modelli urbanistici diversi, tra tradizioni, professioni, che viene tramandata spesso in una maniera che non riesce ad essere vista al di fuori della nostra stessa regione. Allora il lavoro che come regione noi dobbiamo fare è far sì che appunto i sindaci, qui apro una parentesi che dico spesso, noi abbiamo una classe di amministratori veramente competente, matura e appassionata dei propri territori, lo vedo in diversi tavoli, lo vediamo nella digitalizzazione delle sale cinematografiche, lo vediamo nella rete della via Appia, della via Bradanica, nella rete delle città d'arte che lo stesso sindaco di Agliano è riuscito a portare le città d'arte italiane in un piccolo paese quale Agliano. E quindi su questo noi dobbiamo capire come un sindaco che comunque si è battuto per una candidatura alla capitale italiana della cultura, nonostante non abbia vinto questo titolo, è andato avanti a portare avanti una programmazione culturale, una programmazione integrata, portando tutte le città d'arte italiane nel proprio paese. Questo significa avere la consapevolezza che quello che diceva il sindaco di Lavello, cioè la programmazione territoriale, enogastronomica, culturale,
culturale, fa parte tutto dell'espressione della nostra identità. Non possiamo dire questo lo finanziamo dal leader, questa è la spesa per quanto riguarda il patrimonio, questa è la spesa dell'APT. Non possiamo più parlare, ecco, di banca e di finanza, ma dobbiamo parlare di una programmazione integrata che valorizzi la nostra identità. Ecco perché la piattaforma del patrimonio immateriale è una piattaforma open. Chiunque da tutta l'Italia, da tutta l'Europa può entrare nella piattaforma, selezionare una comunità e capire qual è la nostra identità, su cosa puntiamo, vedendo in particolare la scheda tecnica che il comune elabora a propria responsabilità per mettere in evidenza cosa lo caratterizza di più. E qui io voglio riprendere l'esperienza fondamentale, che spesso si fanno delle esperienze importanti e ci si dimentica, di Expo 2015. Noi stiamo al dopo Expo 2015 perché abbiamo fatto uno sforzo per mettere in evidenza la nostra identità. Come? Chiedendo ad ogni comune un oggetto che rappresentasse la propria comunità, la propria tradizione, che spesso è la somma di un oggetto che rappresenta la nostra tradizione enogastronomica, la nostra famiglia, la nostra tradizione del sapere e delle tradizioni, la nostra tradizione antropologica legata alla magia, legata al rito. E questo significa tradizione culturale in senso ampio e identità. Da quegli oggetti, e spero che poi con i comuni faremo la presentazione del libro finalmente pronto di Expo, noi non abbiamo raccontato come regione cosa siamo andati a fare Expo, noi abbiamo raccolto i messaggi delle persone che venivano nel nostro stand e gli abbiamo fatto la domanda: cosa cogli dell'identità lucana? Abbiamo avuto più di 1000 messaggi, li abbiamo messi insieme, li abbiamo selezionati e abbiamo rilevato 3 concetti: identità, della scoperta dell'identità, bellezza della nostra identità e ricordo di un viaggio che qualcuno ha fatto, di chi ha lasciato la nostra terra e si ricorda i nostri prati, i nostri campi, il nostro cibo, il nostro campanile, la nostra piazza. Quindi bellezza, ricordo e scoperta. Allora su questa è la percezione che gli altri hanno di noi: scoprire una Basilicata che nessuno si immaginava, scoprire una bellezza da tutti i punti di vista, paesaggistico, enogastronomico, dell'identità, e poi ricordarsi perché viene colpita la memoria emotiva e rivedendo quell'oggetto, rivedendo quella regione, si ritorna con la mente ad un'esperienza turistica, emotiva, sensoriale. E questo su questo dobbiamo ancora puntare l'attenzione. Non possiamo ancora fare la lista di tutti gli eventi, noi non parliamo più di eventi, parliamo dei patrimoni al plurale, e le comunità, e quindi riprendo il concetto delle proloco, delle associazioni che fanno parte, come si diceva bene, della tutta la nostra società, devono concorrere con il comune a presentare qual è il patrimonio che è fruibile da una sensibilità esterna. In questo senso non c'è appunto una competizione tra l'associazione e il comune, non ci deve essere, e noi come regione non possiamo andare verso questa direzione. Noi riconosciamo nel comune il rappresentante di tutta la comunità, il sindaco che firma, il primo cittadino, ma è un cittadino tra tanti cittadini, e quindi insieme alle associazioni e agli altri propone il proprio patrimonio, e sicuramente lo proporrà dopo aver discusso in consiglio, in giunta, dopo aver incontrato le associazioni eccetera. Quindi noi regioni non possiamo entrare nella sensibilità di un comune e nell'appartenenza ad una tradizione, perché noi potremmo anche riconoscerla sulla carta, ma resterà carta morta. Noi dobbiamo invece capire la comunità su quali elementi si muove, che cosa porta avanti e quindi come può dare vita ad una tradizione che viene trasmessa. Quindi in questo senso dico che noi non stiamo facendo altro che andare lungo quello che fanno tante altre regioni e ha impostato anche il ministro Franceschini in termini di valorizzazione dei patrimoni e dei beni culturali. Elenco solo delle cose che stanno succedendo anche da noi come in tutta Italia.
cioè la rete della Via Appia, quindi la valorizzazione dei luoghi che sono che si dipanano sulla Via Appia, che è nazionale. Il nostro pezzo lucano non possiamo dire che non esiste come non esiste ora, dobbiamo agganciarci al treno e al paese Italia per valorizzare anche il nostro territorio. La rete del cineturismo che stiamo portando avanti con la PT sui percorsi cineturistici, che sono i luoghi, i paesaggi che noi abbiamo valorizzato attraverso il cinema, ma anche i percorsi accessibili per i disabili che stiamo mappando tra Matera, Potenza, il Tirreno, lo Ionio, e vogliamo proprio il 17 marzo faremo questo convegno internazionale per mappare altri percorsi che siano accessibili per i disabili, ma anche la rete teatrale, la rete musicale, la Basilicata Circuito Musicale che porta poi concerti in tutti i centri, la rete teatrale che porta le rappresentazioni teatrali. Noi quindi ci agganciamo alla volontà di fare della Basilicata un solo prodotto turistico, o meglio un percorso culturale e turistico che sia fruibile da parte di tutti. In questo senso potremmo meglio rappresentare noi stessi e la nostra identità alla rete delle città d'arte, alla rete della Via Francigena a livello europeo, alla rete della Via Appia, perché solo in questo modo noi possiamo farci conoscere meglio, far rendere più intelligibile e fruibile la nostra identità, per poi andare nei particolari, di dove poi la gente verrà, ma noi non parliamo ancora di gente turistica, parliamo proprio della circuitazione lucana dentro i nostri comuni. Noi stessi non conosciamo i nostri comuni, io lo vedo perché per lavoro e per fortuna giro il territorio e dico, ecco, da materana, visto che parliamo di Matera 2019, che il problema di Matera, se c'è un problema, è che non conosce la Basilicata. Matera non ha avuto purtroppo motivo finora per poter girare i piccoli comuni che invece sono il serbatoio di identità che poi potrebbe essere portato a Matera. Oggi noi dobbiamo fare, certo Matera deve fare la sua operazione, come si dice, di veicolo principale per portare con sé tutta la Basilicata, ma tutti i piccoli comuni della Basilicata devono andare verso Matera a offrire una rete di offerta culturale e turistica che, non presentata da noi, sarà difficile che Matera possa conoscere le nostre identità in una capacità di fruizione culturale e turistica. E allora il processo è univoco, Matera va verso l'interno ma l'interno si affaccia a Matera. E qui, diciamo, mi rivolgo di nuovo ad Aiano per la capacità di aver portato una mostra di fotografia ad Alianello al centro della piazza di Matera, portando l'identità di Aiano e Alianello, che ha fatto un grandissimo successo di fronte allo stupore, alla scoperta, alla bellezza e alla meraviglia e al ricordo di tanta gente che, vedendo Alianello in quelle foto, ha ricordato la sua origine e anche la bellezza di un uomo. In questo senso noi vogliamo portare la rete dei carnevali, che è la rete delle nostre identità demo-etno-antropologiche, linguistiche, delle tradizioni, del cibo, dei costumi, eccetera, verso Matera, perché Matera deve rendersi conto come appunto potrebbe portare un percorso lungo questi comuni e valorizzando le tradizioni. Ecco perché, come è stato detto, la rete è qualcosa di assolutamente necessario, che lo dobbiamo fare anche in altri campi, come lo sta facendo benissimo il sindaco Altobello per la rete e la gestione poi dei contenitori cinematografici, per riportare il cinema nel contesto urbano, per riportare il consumo culturale, brutta questa parola, ma è così, il consumo culturale nel proprio centro e non andare fuori città per poter vedere un cinema, un teatro o ascoltare musica. Quindi ringrazio la determinazione del capofila, del sindaco di Tricarico, che di fronte a tante incomprensioni ha tenuto
dritta la barra per poter spiegare bene qual è il nostro progetto, ma soprattutto ringrazio tutti i sindaci che anche loro con determinazione, smussando diversi angoli, diversi punti di vista, sono venuti verso questa nostra proposta che è partita poi dall'osservazione di quanto bene fate il lavoro sul carnevale, perché naturalmente nel 2018 potremo presentare questa rete che sarebbe la prima rete dei carnevali in Italia, la prima rete dei carnevali in Italia, e quindi dobbiamo stare attenti anche a non farci rubare l'idea, e la semplicità con cui noi ci incontriamo e i buoni rapporti che abbiamo ci permette di andare avanti velocemente, perché nel 2018 possiamo finalmente presentare la rete dei carnevali destagionalizzata, che duri tutto l'anno, con convegni internazionali come si è fatto a Melfi, eccetera, in cui la maschera diventa non più il nascondimento della nostra identità, ma riuscendola a buttare giù possiamo esprimere finalmente con orgoglio le nostre identità. Grazie.